Se parte, ragazzi, attacco a suolo a Mosca. L'hai visto giocare in multiplayer, eh? Vabbè, ma il grosso del gioco è multiplayer. Non so se ci sia una campagna single player. Se il volume del gioco, ragazzi, è troppo forte, me lo dite che lo abbasso. Dobbiamo distruggere, ragazzi, tutte le basi nemiche. Sono gli aeroporti. Oh, se mi senti bene va benissimo. Lo dico, magari il volume del gioco sovrasta quello della mia voce. Come l'ho abbassato di 6 decibel. Falla fuori no, eh. Falla fuori no, eh. Ce n'è uno in coda che mi sta... Cioè, cazzo, mi ammazzano direttamente il pilota. Ma non ti gira, non ti gira la testa giocando a questo gioco. Io quelle poche volte che ho dovuto portare un aereo, in qualche gioco non ce la facevo. No, vabbè, io... Ti posso dire con certezza assoluta, io fin da quando ero piccolo che gioco Ace Combat, giochi di aerei, mai avuto problemi. Anzi, mi diverte. E invece da piccolo, ragazzi, avevo un problema a giocare Spyro. Draghetto. Ragazzi, non riuscivo, mi veniva la nausea. Nei movimenti, no? Mi veniva la nausea, questo invece no. Di aerei, raga. Ammazzarlo no, ammazzarlo no. Oh, ma che cazzo è oggi? Oggi neanche io non ne faccio fuori. Davvero i miei proiettili non gli fanno niente. Una volta ogni 6 mesi. Stronzo, mi si è buttato addosso. A me non risulta fotogrammi persi. Mi risulta che sta andando male la live, ragazzi. Siamo quasi a pareggio dei conti, ragazzi. Era un testa di cazze, no? Un kamikaze. Ne ha fatto la pellaccia. Ma
manco la kill si è beccato, eh. Altro quasi mezzo kamikaze, ragazzi. Sono stato colpito. A me quando mi beccano, ragazzi, mi buttano giù. Adesso ho il mio asso nella macchina. Macchina. Il Breda. Il mio asso nella manica. Il Breda. Ragazzi, abbiamo bisogno di supporto. Su. I messaggi che appaiono, ragazzi, non sono lì a caso. Abbiamo bisogno di supporto. Abbiamo perso un sacco di sub sto mese. Le cose non vanno bene, ragazzi. Dobbiamo recuperare. Bastardo, ti è salvato, raga. Ce l'ho sopra, guardate dove ce l'ho. Il livello non conta, ragazzi. Per pelo, ragazzi, per un pelo si buttava su di me. Prova ad andare a buttare a terra giù questa base, ragazzi. Che stiamo perdendo alla grande. E ormai abbiamo perso, ragazzi. Dimmi che non ha rinnovato la sub, che io lo vado a minacciare. Non siamo così cattivi, Bastardi. Però dobbiamo, ragazzi, se dobbiamo supportare il canale bisogna crescere anche il numero di sub. Eravamo arrivati, ragazzi, alla bellezza di 22 sub. Che obiettivo si è aperto? Obiettivo missione. Allora, io direi, allora, obiettivo questa è superiorità aerea Malta. Partiamo col C200 serie 3, che non è un Mercedes. Che bella Malta, ragazzi, per chi non c'è stato la va a visitare. Anche un po' nel passato, ma la va a visitare ugualmente. Alla faccia di Glorious che gli gira la testa. Oh, dobbiamo tornare Glorious con Apex, mi raccomando, non dimentichiamolo sto gioco. Immagino che te non ci giochi dall'ultima volta che abbiamo giocato insieme. Arrivano, ragazzi, arrivano. Ciao Peppe, benvenuto. Quando vuoi entra in vocale che ti sposto e giochiamo insieme. Tempo di completare questo. Buonasera Peppino. Solo lui sa che cazzo ha fatto con il bombardiere, ragazzi. E sa come è ancora in piedi, ragazzi. Madonna, l'ho schiantato, ragazzi. Il livello non conta, ma il mio aereo sta cadendo, ragazzi.
occhio per occhio. L'aereo mio, ragazzi, era in fiamme, stavo per morire, quindi tanto di guadagnato. Sì, sì, dobbiamo rigiocare ad Apex. In questo periodo mi sono ingrippato troppo con Nio, mi piace tantissimo. E mi fa piacere. Quando un gioco prende, ragazzi, bello giocarci sempre. Almeno io purtroppo non lo posso fare su, almeno fino adesso non lo posso fare, ma è relativo, perché dovrei finire tanti giochi, però purtroppo il mio è un variety channel, quindi devo cambiare sempre il gioco. Se porto sempre lo stesso gioco, metà del pubblico se ne va, raga. E non so onestamente se ne vale ancora la pena o tentare comunque di finire qualsiasi gioco che mi trovo davanti. C'è questo qua ed è a un bel po' di distanza. Vediamo se riesco a beccarmi questo. Prende distanza. È Peppe che fa l'avance da Sabrina. Dai, affanculo. Quando mai, ragazzi? Dai, andiamo col Breda, dai. Il mio aereo preferito, ragazzi. E poi Samasa mi diventa rossa, eh. Stiamo attenti. Ma perché si parte di così lontano? Sono secondo con due aerei abbattuti. Troppo lontani, raga. Andiamo in picchiata, dai. Usiamo velocità. Ma come cazzo fai a sfuggirmi? Fanculo, l'ho buttato giù. Oh, e muori! Cazzo, per batterne uno devo morire sempre io, poi. God save Lord Nico. Il problema è che qua non serve tantissimo il bombardiere. Qui è tutta superiorità aerea. È andata bene Samasa in questi giorni. Non benissimo. Settimana scorsa è stata straordinaria, ragazzi. Vabbè, c'erano i drop di Elysid. Abbiamo raggiunto oltre 20 persone in live, quindi ci stava. E i drop si sono finite. Ecco perché domani porteremo World of Warships, che c'è praticamente un mese di drop. Lo porterò tantissimo sul canale e poi farò decidere a voi se lo volete sempre o altrimenti cambiarlo ogni tanto.
Ma almeno un'oretta al giorno devo portarlo. Solo per favorire i drop. Ma perché gli auguri? Non li ho letti, scusate. Oh, che minchia. No, guarda, mi ha spaccato un'ala. Allora, perché mi ha fatto io? Viva auguri Nikron, raga, sto per strada. Vabbè, torno a casa prima. Sane e salvo, Peppe. Poi giochiamo. Ora gli inizia a buttare sassoli in testa. Sono prima in classifica con 4 kill. Ovviamente sono tutti giocatori del mio stesso livello, non come quando sono quei ragazzi che mi fanno il culo. Ma è colpa mia, quella mi ha tranciato un'ala. Un'ala di pollo. Ah già. Dove inizio a sganciare sassate, eh? Sembra la città di Minecraft. Sì, sempre se arrivo, raga. Ma come cazzo faccio ad avere... Ah, ma sono i coglioni dei compagni. Arriverò mai? No, non mi conviene buttarmi addosso agli altri. No, ma l'obiettivo è la superiorità aerea, ragazzi. Bisogna rimanere nel punto A con più aerei possibile. Non è tutto sto casino sganciare le bombe. Però io ogni tanto ne sgancio qualcuna così in testa. Magari ne becco uno, guarda che culo, tipo. Se ne becco qualcuno, ragazzi, in questa maniera, voglio la clip, perché un caso su un milione prendere un aereo così. Infatti l'aereo me lo stanno bucando tutto. Dio, sto sanguinando. Sono una carretta dei cieli. Sono in picchiata, ragazzi. Con la scusa, mi mostro tutto l'aereo bucato. Bello di essere un bombardiere, ragazzi. Sto abbrustolendo, ragazzi, guardate. Ciao Matteo, benvenuto. Senza Godzilla, ragazzi, non si poteva aprire la live. Pillola di storia, forza Matteo. Ti chiamano subito! Matavaglia! Subito una pila di storia per Matteo!